Ciao, benvenuto in questo canale. Sei la prima volta che ci arrivi, insomma, mi piacerebbe anche sapere come ti sei arrivato, insomma, attraverso quali percorsi. Troverai molta letteratura, insomma, molte letture che riguardano soprattutto romanzi, racconti, ma anche un po' di poesia. Mi rendo conto che è difficile un po' navigare perché la quantità di materiale che si è andata accumulando nel corso degli ultimi 10 anni è notevole. E quindi questo può creare un certo, non dico spavento, insomma, ma un po' di difficoltà, no? Di orientamento all'inizio, per sapere cosa puoi trovare qui dentro, insomma, come usare questo canale. Ti consiglio di farlo servendoti delle playlist. Il materiale è abbastanza organizzato in playlist e quindi se dalla home page tu clicchi su playlist e poi all'interno delle playlist selezioni le playlist create, all'interno di ognuna di esse troverai il materiale che è in qualche modo indicato nel titolo. Questo è un modo, insomma, per poter cercare meglio quello che si vuol trovare, insomma, oppure per vedere cosa si potrebbe trovare all'interno. Un altro spazio che è importante, sarebbe importante utilizzare, che utilizziamo insieme, è quello riservato alla community. Qui è possibile scrivere dei commenti, dei suggerimenti, tenendo presente che la legge sul copyright fa sì che non si possono fare letture troppo recenti, insomma, e ci sono dei limiti, insomma, quindi andando più sulle cose passate che sono sulle cose attuali che sono soggette ai diritti d'autore. Ecco, da questo spazio potrai fare dei commenti, dei suggerimenti, soprattutto sulle linee generali, insomma, che il canale sta seguendo. E da questo punto di vista possiamo anche interagire meglio, creare una specie di comunità. Nello spazio dedicato alla community anche metto o degli avvisi o dei suggerimenti, oppure anche il suggerimento per l'audiolibro, diciamo, della settimana e così via, insomma, delle osservazioni su quello che sto postando, su. Vi chiedo anche il parere, insomma, se una determinata scelta può essere o no utile, può funzionare. Se tu hai invece qualcosa che cerchi e vuoi sapere se lo puoi trovare nel canale o meno, ti do il suggerimento di usare la lente che trovi sempre nella home page di questo canale, cioè il cerca, insomma, e quindi scrivi il titolo e vedi se ti compare. Un'altra opzione possibile, sempre per vedere se puoi trovare quello che cerchi all'interno di questo canale, è quello di andare sul motore di ricerca generale di YouTube e scrivere il nome di quello che cerchi, o l'autore, o il titolo dell'opera che cerchi, con a fianco il mio nome e cognome. Spesso i libri più importanti, insomma, più grossi, sono postati più di una volta. La prima volta che li ho letti in piccole puntate, no? E poi li ho raccolti fino magari a raccoglierli in un unico file, magari di 24 ore. E poi magari ho trovato il modo di, come dire, di organizzare meglio questa lettura. Mi riferisco soprattutto ai grossi romanzi, insomma, no? E anche di migliorare un po' la qualità audio della prima lettura, che magari è stata fatta con mezzi più di fortuna. Nel momento in cui cerchi o vai su romanzi più grossi, ti consiglio di ascoltarli nella versione più recente, diciamo così, in modo tale che sia sfrutti una migliore qualità audio nell'ascolto. Sia magari ho avuto occasione di correggere eventuali refusi che possono esserci, insomma, che a volte scappano nella lettura quando si legge tanto, insomma, si corregge tanto, è possibile che scappino dei refusi e quindi, insomma, nelle versioni più recenti magari cerco di correggerli. Per i romanzi, questo più brevi, insomma, quelli che durano dalle 5 alle 8 ore, chissà, una volta postati magari a puntate, che in genere seguono anche l'ordine dei capitoli, magari raccolgo il tutto in un unico file e ne faccio un unico audiolibro. Fino a 5, 6, 7 ore questo è possibile farlo, insomma, poi i file di 24 ore diventano difficili sia da costruire e a volte il programma si mangia alcune parole.
sia poi anche da, secondo me, anche da usufruire, da ascoltare, insomma, sono decisamente troppo lunghi. Quindi li ho fatti per alcuni romanzi, ma cerco anche di scomporli e di farne una versione che raccolga dei, come dire, dei gruppi di capitoli della durata di 2 o 3 ore, in modo tale che siano più facili da fruire e da ascoltare. Insomma, non spaventatevi, perché insomma c'è un modo per guardare nel canale con calma, insomma, quello che offre. A volte non offre solo letteratura, insomma, nel corso di 10 anni, insomma, più o meno di lavoro, insomma, sono passate più generi di cose. Le cose più vecchie spesso sono anche le più deficitarie dal punto di vista qualitativo, ma succede così, insomma, è una cosa hobbistica, non è una cosa professionale, e quindi insomma troviamo i limiti e secondo me anche i vantaggi di un lavoro che non è solo un lavoro di produzione tra virgolette industriale, insomma è un lavoro così, insomma, che uno fa da casa mettendoci un po' il suo tempo, un po' la passione, insomma è un'esperienza che si fa anche col tempo, e col tempo a volte si peggiora, a volte si migliora, insomma, no? Quindi si vede, no? Anche l'andamento nel tempo di qualcosa che matura, che viene elaborata man mano, insomma, no? Anche le direzioni che si prendono. Ecco, quindi benvenuti nel canale, sappiate che trovate anche molti libri, importanti, che in genere non vengono pubblicati. La preferenza anche per la letteratura riguarda i classici, insomma. Ci sono ancora molte cose da postare, quindi molte cose troverete anche in futuro, man mano che rimane possibile fare quello che sto facendo, insomma, che il tempo concede ancora una durata. Benvenuti e una buona giornata a tutti voi. Ciao.